Questo decalogo, anche se rischia di essere banalizzato e di essere ripetuto e sembrare noioso, in realtà è molto valido e va ricordato. Quello che dicevamo prima dell'idratazione lo troveremo al punto 6, ma al punto primo naturalmente è semplicemente proteggerci non uscendo al caldo nelle ore peggiori della giornata. In genere la forbice di raccomandazione va dalle 11 alle 18, però naturalmente questo dipende anche dal luogo in cui si è, negli ambienti più verdi dove il verde pubblico o nelle campagne naturalmente si può anche essere un pochino più larghi, nelle città dove spesso l'asfalto o il cemento accumula calore alle 18, alcune volte la temperatura è ancora eccessiva. Ma quando si esce in ogni caso bisogna fare attenzione, come dicevo prima, a coprire il capo. Qualche persona sembra bizzarra ad andare in giro con l'ombrello. Io direi che è soprattutto saggia. Se non le piace usare il cappellino, comunque usi un ombrello. Sarà sicuramente protettivo, è una cosa intelligente. Ma anche gli occhi vanno protetti, gli occhiali da sole da utilizzare, la pelle va coperta. Quindi, se uno non ama utilizzare degli abiti lunghi per proteggere la cute degli arti inferiori e degli arti superiori, almeno utilizzi delle creme solari, delle creme che proteggano appunto la pelle, perché sappiamo che se l'esposizione al sole è effettivamente positiva, soprattutto per gli anziani, per la produzione di vitamina D, però l'eccesso di esposizione è dannosa per tantissime patologie, ricordiamo tra tutti il melanoma. Parlavamo di un abbigliamento adeguato, il secondo punto del decalogo. Adeguato vuol dire che sia leggero, che se andiamo all'esterno sia anche chiaro di colore per evitare di assorbire dei raggi solari inutilmente, che sia sufficientemente largo, non aderente per poter favorire la traspirazione e che sia appunto il più possibile anche esteso a coprire la superficie cutanea. Ma alcune cose riguardano anche l'ambiente domestico o di lavoro. Quando parliamo di fragili, soprattutto parliamo naturalmente dell'ambiente domestico. E l'aria condizionata sicuramente è un presidio utilissimo, raccomandabile, ma può essere pericoloso. È pericoloso se si eccede nell'abbassare la temperatura. Tra l'altro, con la situazione di crisi di attenzione energetica che viviamo, nessuno dovrebbe tenere un climatizzatore tarato al di sotto dei 26 gradi. Bisogna fare attenzione poi nei passaggi di ambiente eccessivamente climatizzato verso l'ambiente esterno troppo caldo e viceversa. Sono stress che un organismo giovane allenato sopporta bene, un organismo che ha qualche problema può sopportare male fino ad avere anche un malessere, uno svenimento. Ma la cosa più importante che riguarda l'uso della climatizzazione riguarda la manutenzione regolare dei filtri. Lo diciamo soprattutto in questo periodo in cui, ben ci ha ricordato il dottor Bentivegna, abbiamo avuto un raddoppio del numero di contagi nel corso del mese di giugno. I condizionatori, se non sono ben manutenuti, possono favorire la diffusione del virus ed è per questo che, soprattutto negli ambienti comunitari, deve essere rigorosissima l'attenzione ad una pulizia dei filtri. Poi alcune cose banali come il cercare di non utilizzare inutilmente alcuni elettrodomestici, ma anche per esempio evitare per quanto possibile l'uso dei fornelli, dei forni, perché produrre calore all'interno di un'abitazione comunque ne aumenta la temperatura. Quindi anche questo è un'attenzione che deve essere fatta. Chi non ha il climatizzatore userà i vecchi rimedi della nonna, terrà chiuse naturalmente le finestre nelle ore più calde, facendo entrare aria fresca nelle ore notturne o le prime ore del mattino, ancora meglio, e terrà soprattutto ben coperta la parte di esposizione alla luce del sole della propria, area di finestratura della casa. Vecchie regole che valgono comunque. Certo, poi c'è anche il capitolo
dell'alimentazione, perché abbiamo parlato dell'importanza di tenersi idratati, ma è molto importante, e insomma il decalogo poi ce lo dice, un'alimentazione corretta, una corretta conservazione dei cibi e poi ancora la corretta conservazione dei farmaci, insomma tutte le e infine si parla di precauzioni particolari se si è a rischio, e l'ultimo punto è quello di sorvegliare, prendersi cura delle persone più a rischio.